Ed eccoci quindi giunti a Pietrarubbia, nel cuore del Montefeltro, un borgo veramente fantastico, un borgo dalle caratteristiche veramente eccezionali. Sì, un borgo medievale dalle origini veramente lontane, è una delle due famiglie dei conti di Carpegna che hanno proprio infeudato questo castello, appunto dei Pietrarubbia. E l'aspetto attuale è quello di un borgo medievale rimasto ancora praticamente intatto. Un castello che però oggi è stato completamente ristrutturato, un sì, castello e un borgo ristrutturato. Nel corso degli anni, a partire dagli anni 90 più o meno, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno dato avvio a una serie di interventi che hanno recuperato praticamente tutto il borgo. Da questa serie di interventi, quindi questa attenzione particolare alla storia e alla cultura di questo borgo, che si è riscoperta anche la tradizione di realizzare forbici di Pietrarubbia, quindi una tradizione antica che lo lega alla lavorazione dei metalli. E dal Medioevo ad oggi il passo non è breve, ma è un passo che ci testimonia quanta attenzione c'è nei confronti di Pietrarubbia. Che cosa è successo in tempi recenti? Praticamente la tradizione della lavorazione del metallo si è in qualche modo mantenuta, anche se non più in chiave industriale, ma prettamente in chiave artistica. Nel senso che anni fa, ormai 20-30 anni fa, un fortunato passaggio di Arnaldo Pomodoro, scultore originario del Pesarese, e Tonino Guerra, che ha la sua base qua, le sue origini a Sant'Arcangelo ma vive a Pennabilli, hanno dato vita insieme all'amministrazione comunale di allora a un corso di trattamento artistico dei metalli. Praticamente in questi giorni c'è in corso la quattordicesima edizione di questo corso, che da 3 anni è diventato polo formativo regionale d'eccellenza. È un corso che vede la partecipazione di 20 allievi ogni anno provenienti da tutta Italia e anche dal resto d'Europa. È un corso che è destinato a giovani che escono da accademia o da scuola d'arte e che intendono appunto specializzarsi sulla lavorazione artistica dei metalli, quindi scultura, oreficeria, design. È completamente gratuito ed è residenziale, cioè i ragazzi per 3 mesi vivono qua e seguono in tutto e per tutto la creazione, la nascita dell'idea e la creazione di un'opera d'arte. Ecco, tra l'altro uno degli insegnanti del TAM è stato Giovanni Gentiletti, uno scultore e un bravissimo lavoratore del metallo di Pesaro, che è recentemente scomparso. Bene, adesso vediamo una breve scheda in un'intervista che abbiamo registrato ormai qualche tempo fa e come omaggio a questa personalità che è stata veramente uno dei tanti lustri di questo centro e anche del TAM. A Santa Maria dell'Arzilla ci aspetta lo scultore Giovanni Gentiletti. Ed è un incontro fortunato, perché tali sono gli incontri in cui ci si emoziona, ci si stupisce e ci si arricchisce nell'arco di pochi minuti. Fin da subito, fin da quando, varcando il cancello della sua casa, si entra in una dimensione magica e fuori dal tempo, fin da quando Giovanni comincia a raccontarci del suo lavoro. Certi segni che voi ritrovate nel mio lavoro, io li ho trovati nella terra. Ad esempio fuori nel mio studio qua ci sono degli scarabei, dei coleotteri. Io dico sempre, quella è stata la mia palestra. Cioè fare scultura è faticosissimo ed è anche costosissimo, l'ho detto altre volte, perché presuppone una conoscenza tecnica grande per poter costruire, perché quando si tratta di qualcuno dice, io ho creato, ma no, tu non crei niente, io costruisco. E allora occorrono queste conoscenze tecniche, quindi laddove è necessario tirare fuori delle bruniture rosse, verdi, costruire praticamente una forma, ma che abbia anche un suo, non dico mistero, ma un suo equilibrio. A me fa piacere magari quando si danno anche due interpretazioni diverse, vuol dire che la cosa è viva. Il vento nel mito è la scultura che più di altre ha unito l'arte di Giovanni con il mare. Mi è stato commissionato questo lavoro impegnativo, terribile, perché mi giocavo veramente tutto. E si trattava di ricordare la costruzione di Azzurra
la famosa barca che stupì tutti, e con un segno plastico. E allora ho detto, ma io ci sono perché uso il rame che è un materiale marino. E allora ho ideato, ho progettato, io le chiamo enormi vele, ma in realtà forse enormi perché sono sempre anche condizionato dalle dimensioni del rame. Uso spesso nei titoli delle mie opere titoli che ci riportano al mare, in particolare al mar Mediterraneo, che è un po' la culla della nostra cultura. E così il mare, il tempo, il fuoco si fondono in un unico grande tentativo di dare senso al percorso di un artista e alla vita di un uomo. Ma perché fai queste cose qua? Ti chiudi, gira, guarda, le cose funzionano. Ma io, insomma, attraverso, io devo molto al mio lavoro e vorrei lasciare un segno, un piccolo segno del mio passaggio. Insomma, Pietralubia come centro regionale d'eccellenza, ma Pietralubia come borgo e come grande contenitore di opere d'arte. Sì, Pietralubia praticamente è un borgo d'arte che vive tutti i giorni di arte contemporanea. E ogni anno i ragazzi del TAM chiudono il corso inaugurando la mostra delle loro opere. Inoltre è una delle sedi SPAC, cioè i luoghi dell'arte contemporanea della provincia, e ogni anno si inaugura una mostra che dà spazio a giovani artisti contemporanei, quindi eventi di vario tipo dedicati all'arte. E arriviamo quindi al momento della gastronomia con una rubrica dedicata al piatto della caccia. Oggi parliamo quindi di palomba. Ecco, come abbiamo preparato la palomba? Bene, la palomba viene preparata in un modo particolare. Questo tipo di palomba, che io chiamo la palomba dell'Elvira perché era la signora che le faceva a ogni stagione venatoria al termine della caccia. Ed è un piatto che ha una lunga preparazione. Vengono prese le interiore, in modo particolare il fegato, le parti interne della palomba, e vengono messe in un apposito contenitore che si chiama ghiotta, dove ci sono i fegatini della palomba, dove va aggiunto un bicchiere di olio, un bicchiere di vino per ogni palomba che è sullo spiedo. Vengono messe quindi le olive, viene messo qualche pezzettino di pancetta, eccetera. E la palomba per 2 o 3 ore davanti al fuoco viene cotta. E il vapore del vino sangiovese normalmente, che vista la zona, usiamo il sangiovese, evapora e quindi la cottura viene lenta e cuoce la palomba. E la parte sotto viene macinata formando questo patè, che viene abbinato al piatto. Quindi un patè con l'interiore delle palombe. E le olive. E quindi adesso assaggeremo questo piatto. Prima di assaggiarlo però apriamo anche un'altra rubrica, quella dedicata all'enologia, e ascoltiamo qual è il vino che può andare ad accompagnare meglio questo piatto. DOC Pergola Rosso, vitigno aleatico, una DOC importante, una zona molto particolare dell'entroterra pesarese che dà un colore vivo, molto rosso intenso, profumi piacevoli, delicati, gusto morbido, rotondo, strutturato, si abbina molto bene con questo piatto sapido. L'invito che bisogna fare ai nostri telespettatori è quello di consumare vini marchigiani.
Noi dovremmo essere orgogliosi di avere una regione dove si producono eccellenti vini. Abbiamo una grandissima qualità, una gamma molto varia che va dai vini ADOCG fino ad arrivare ai vini generici, passando praticamente per i vini DOC e le IGT. Grandi vini sia bianchi che rossi, non possiamo apprezzare anche ottimi spumanti con dei ottimi passiti. Alla luce di questo, quando andate nei locali, dall'enoteca alla grande distribuzione o nei ristoranti, consumate e acquistate vini Martigiano. E allora, dopo i consigli sul buon vino, torniamo sulla tavola dei cacciatori, dove si gustano, oltre alle palombe, anche molte altre squisitezze. E da qui vi salutiamo e vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao a tutti!